start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi vi porto Blasphemous 2, il gioco seguito del successone Blasphemous 1, che era partito da prima su Kickstarter e poi ha avuto un grande successo, e col budget appunto dei guadagni di questo primo titolo gli sviluppatori hanno portato il secondo. Il primo è uscito nel 2019, ora da poco è uscito Blasphemous 2. Che cos'è? È il sequel, insomma. Prende e potenzia quelle che sono state le meccaniche di successo del primo. Che cos'è un Metroidvania? Con una storia molto criptica, con alla base la religione, il simbolismo. Andiamo a vedere un po' la storia criptica, un po' a livello di Dark Souls, di Elden Ring, insomma di giochi di questo genere. Il gioco dovrebbe essere in audio metà spagnolo, metà inglese. Lo spagnolo è molto, vedete, potete scegliere spagnolo o inglese. Anche le recensioni consigliano di lasciare lo spagnolo perché comunque è reso molto molto bene. Quindi lo cominciamo, iniziamo una nuova partita, vi faccio vedere perché il gioco ha delle chicche veramente molto molto belle. Inizio col dirvi, l'ho giochicchiato un pochino, ve lo faccio vedere così a grandi linee. Il gioco potrei consigliarlo, costa 29 euro, per un appassionato potrebbe anche valerli. Si completa in una decina di ore, se sapete cosa fare siete molto bravi, se no arrivate anche al doppio, se non il triplo. E diciamo che il target di questo titolo, guardate che disegni bellissimi, può essere, se voi amate Elden Ring ma il vostro PC non lo regge, piuttosto che lo state giocando a casa ma siete in vacanza, dovete andare via, avete un portatile che non lo fa girare, un dispositivo mobile tipo una Switch così, e volete giocare qualcosa di molto simile, questo è il titolo che fa per voi assolutamente, senza un po' di dubbio. I disegni sono veramente bellissimi. Poi ci sono parti in inglese, parti in spagnolo, è doppiato, è sottotitolato in italiano ed è appunto un Metroidvania, nel senso che la storia è molto misteriosa, ci si muove in 2D, ci sono le armi da scegliere all'inizio, ci sono le anime da collezionare uccidendo i nemici, ma c'è tutta una lore dietro, si parlerà nel corso dell'avventura di questa città sostenuta da queste tre possenti statue. Quello che dovremmo fare è andare a cercare e sconfiggere, credo, dei guardiani in modo da poter raggiungere questo luogo. Intanto è comparsa questa città e questo cuore pulsante tra le nuvole. Quello spagnolo rende veramente tanto. Vediamo se si può saltare in modo da evitarvi spoiler, insomma, per quanto spoiler è una parola grossa, perché comunque la storia resta criptica per tutta la sua durata. In pratica noi ci svegliamo, ed è un classico inizio per giochi cupi di questo tipo, inizieremo subito a esplorare alcune meccaniche di gioco. Vi faccio vedere in breve. Il gioco ha ottime animazioni, infatti adesso vedremo, perché gli sviluppatori si sono davvero impegnati. Vi faccio vedere una cosa che mi ha, non dico che mi ha stupito, però che ho apprezzato, diciamo. Adesso lui salta fuori, guardate anche solo le animazioni, questa è la grafica di gioco, pixel grafica, veramente carina. Ma soprattutto con Y ci curiamo, vedete che in alto a sinistra abbiamo le due pozioni, la vita e il mana. Con la Y ci curiamo. Il mana usiamo le preghiere, dopo vi farò vedere. E vedete che qua possiamo scegliere un'arma, o la doppia lama o la lama semplice. Io scelgo questa in modo da poterla testare. Oppure questa. Doppia. Oppure ho questa, che però è molto più lenta. Io scelgo questa. E vado avanti. Guardate, ora che io esco, io me ne vado, le statue che io non ho scelto crollano. Il gioco poteva iniziare semplicemente, invece hanno fatto questa animazione qui bellissima, cioè, che non vuol dire niente, però
Si denota comunque un amore per creare una certa immedesimazione. Ora si parte e il gioco è abbastanza cattivello perché ci mette subito addosso a un boss, oltre che all'inizio spiegarci come effettuare il salto, vedete lui si può aggrappare un po' alla Dead Cell, gioco che ho apprezzato anch'esso. Io sto giocando col pad, con il grilletto adesso si fa la rotolata. In alto a destra vedete le anime, questo è il santuario, insomma, quello che è l'altare. L'inginocchiatoio lo chiamano e qua possiamo salvare i nostri progressi. Ora, vedete che sulla sinistra, premendo Start, sulla sinistra abbiamo il mana, la vita e poi l'Immaculatus. Praticamente noi andando a morire accumuliamo questa cosa che dovrebbe facilitarci un pochino alcune cose, ma peggiorarci il numero di anime, diciamo, che otteniamo uccidendo i nemici. Possiamo eliminare questa percentuale andando a confessarci nelle apposite sale confessionali che troveremo durante l'avventura. Ora, qua non è finita perché qua c'è un boss che all'inizio sembra assolutamente proibitivo, che ci fa morire subito, ma in realtà poi una volta che imparate lo padroneggiate abbastanza. Non c'è il doppio salto, quindi bisogna fare attenzione. Vedete che adesso io bisogna evitare questo. Lui fa questa cosa qui, salta su, va giù e poi devo andare sempre nella sua direzione in modo da ferirlo. Lui fa questo, poi va in alto, lancia la ruota, scende e io lo sistemo mentre lui poi richiama la ruota a sé. Ora mi preparo. Sì, non è niente di che, una volta appresa la meccanica, ma all'inizio ci sono morto 3 o 4 volte, a dir la verità. Poi io avevo iniziato con un'altra arma in realtà. Ma ferito, mannaggia, volevo farlo senza prendere neanche un colpo, ma va bene. Dai, la prossimo giro lo finiamo. Adesso dovremmo. Ok, dovremmo finire. No, non ce l'ho fatta. Finirà ora. Ok, perfetto. E guadagneremo, non so se 500 adesso, le chiamo anime io, ma in realtà chissà che cosa sono. Si vanno ad accumulare in alto a destra. E guardate, parte la grafica con quello che abbiamo fatto. Cioè, questa qui è una cosa bellissima che ho trovato, disegnato proprio stile manga, quindi carino. Macchie del materiale. Praticamente questa è un'altra di quelle risorse che poi possiamo andare a spendere per acquistare varie cose. Sì, ci ha dato 500, andiamo avanti. Anche l'animazione dell'apertura, cioè a me, io apprezzo tutte queste cose. Poi qua molto bello il fondale perché fa vedere proprio che stiamo cambiando luogo, stiamo andando verso una nuova zona. Cioè, poi ci vuole proprio una mente malata per concepire una roba del genere. Penitente, che siete tornato dal sepolcro e camminate tra i dolenti. Il vostro risveglio era scritto nelle pagine eterne. Annunziata il mio nome e salgo dai monti celesti in alto, dimora e principio di tutto ciò che è santo per rivolgermi a voi. Guardate a me come una precettrice di questa impresa, che viene dalla più alta delle dimore. Penitente, il miracolo darà alla luce un nuovo figlio in un grande cuore disceso dalle nuvole, che veglia dall'alto sull'antica città del nome benedetto, che è quella che sostengono le 3 statue. Dovete raggiungerla per arrestare la sua nascita. Ma in questo cammino vi attende l'arciconfraternita. L'arciconfraternita, sì, giusto? Con i penitenti che me. Ok, e ce li dovrebbe far vedere. Orospina della confraternita dei ricamatori. Benedicta della confraternita dell'orazione perpetua. Odon della confraternita del sale. Lesmes della confraternita della carne incorruttibile. Sono 4, però. 5. Tutti sotto il dettame del penitente più anziano, il primo fra tutti, ovvero Eviterno, padre dei penitenti. Ok. E qua ci viene illustrata la nostra missione. Miracolo instillato tra i rimpianti delle coscienze.
dei tre suoi guardiani, solo rivelando nella terra l'umiliazione delle figure scolpite che, ok, praticamente si abbassano e possiamo accedere alla città. Qui ci vengono indicati dove sono. E questa è una mappa da cui si accede con il tasto Select e sul quale possiamo andare a mettere uno dei segnalini che vedete qua. Quindi se incontriamo qualcosa che necessita di un nostro passaggio in futuro, perché magari ci serve qualche abilità speciale o il salto più alto, insomma roba del genere, per poterlo raggiungere mettiamo un segnalino e ce lo ricordiamo. Ovviamente questo non è un gioco innovativo, cioè il gioco prima simile è Salt and Sanctuary, Dead Cell, ce ne sono tanti, insomma, quindi... Allora, praticamente qua mi sta spiegando che premendo in giù più il tiro faccio un danno maggiore, credo. Così dice. Ma poi, tecnicamente, adesso io non voglio farvi un video troppo lungo perché, ovviamente, quello che... Mi sentivo di dire, l'ho detto all'inizio, nel senso che mi consigli questo gioco. Allora, la scelta ideale di questo gioco è se amate proprio il genere, cioè questo qui, con stile 2D, ma soprattutto se amate Elden Ring e vi dovete... o giochi simili, insomma, ce ne sono tanti, poi a livello criptico, a livello tipo epico, così parliamo, bisogna fare proprio il pari giusto. Amate quel tipo di gioco, io vi dico Elden Ring, poi può essere Dark Souls... e Demon Souls, tutto quello che volete, ce ne sono tanti altri, Fallen, che non mi ricordo come si chiama, ma non avete il PC o soprattutto magari ve lo volete giocare in mobile, ve lo potete fare e questo è un titolo che fa sicuramente per voi. Ah, l'ho colpito prima in un modo che vabbè. E questa è una figata, come a me andava di giocare Salt and Sanctuary tante volte sulla Switch, perché ero fuori casa, non avevo il PC, in vacanza e volevo giocarmi in qualcosa di quel tipo lì. Questo è importante, acquisito il pretener, ok, queste sono le preghiere, preghiamo con il tasto B, con i versetti, o cantiamo premendo in giù più B per invocare una potente preghiera. Quindi io vado nel menu, vedete che pian piano poi stiamo sbloccando tutti i menu. Imposto la preghiera, quindi io faccio il canto, giù più questo, e lancio questa cosa che è una delle tante che poi sbloccheremo nell'avventura e che ci permetterà di... Boiam! Mi ha fatto malissimo. La schivata così non vi fa schivare i colpi, sempre perlomeno, ci sono dei colpi imparabili. Come la ruota del boss di prima, non era schivabile. Ma questo va giù abbastanza facilmente. Tanto bisogna continuare a dare un'occhiata qua, non si può scendere. Questo fa malissimo, fa molto male. LT. Gli ho fatto sta cosa che non so che cos'era. Esecuzione, ah, ok. Questa non mi era successa prima. Ok, ho fatto un'esecuzione. Il problema è che non... è questo il problema. Che non ho più vita. Quindi ripartiamo da qui. Ci spiegheranno ora, ecco qua, il frammento di colpa rimarrà ancorato nel mondo. Il livello di colpa si alza, riducendo il guadagno di fervore alla difesa, ma aumentando le lacrime di retenzione e i punti materie ottenuti. Raccogli i frammenti di colpa per guarire in parte, ok. Questo poi è da approfondire andando avanti, perché non è così semplice come sembra il gioco. Purtroppo per fortuna, dipende da cosa cercate, perché comunque non potrebbe sembrare il classico gioco banale dove sbloccate tutto in 2 minuti, sapete già giocare, ma in realtà un po' quell'anima roguelike ce l'ha ed è apprezzabilissima. Qua dietro c'è una porta che non possiamo aprire, quindi per dire io prendo la mappa e mi segno che qui c'è, magari mi segno questo e so che qua ho una porta chiusa. Inizio a mettermi, a chiarirmi nella mente che cosa sono i vari simboli e per cosa li voglio usare. Adesso scriviamo questi perché io c'ho fretta. Devo andare assolutamente a recuperare
la mia morte precedente. Questo attacca molto da lontano. Ascoltate, ascoltate, venite, potete venire qui che vi faccio pregare. Oh no, ok. Le ho sistemate. Eccola lì, quella la vita. E quello non so cosa sia, ma lo prendo. Ok, incollezionabile. E questo mi ha preso in pieno. Questo muore con 3 colpi. Ok, questo ha pure. 1, 2, 3. Perfetto. Andiamo avanti. Perché tra un po' dovremo arrivare alla città. Questo sembra tosto, ma in realtà non dovrebbe esserlo più di tanto, anche perché non è un boss. Tante volte è meglio avere pazienza e non esagerare con gli attacchi, ma una volta imparata la mossa, insomma, iniziate a... Allora, qui entriamo in città, e questo è un spettacolo, perché qua pian piano inizieranno, vabbè, a parte che cosa possono andare sui tetti, vedete che qua non potete arrampicarvi, ma poi a breve lo si potrà fare perché ci saranno degli oggetti che troveremo e che potremo utilizzare. Ma in realtà qua c'è questo che non so cosa sia, qua abbiamo un altare, lo usiamo e poi si può entrare, lì sopra c'è qualcosa ma non ci possiamo arrivare, qua dentro abbiamo il primo edificio da visitare, dentro cui troviamo, sono uscito, mannaggia me. Dentro qui troviamo questo tizio che fa delle sculture. Un laboratorio, è Montagnes, è un mastro scultore. Praticamente lui che cosa ci dà? Ci dà delle cose che non ho capito, tipo qua abbiamo il traditore, abbiamo delle sorte di dipinti, di sculture che possiamo utilizzare. E qua non c'è molto da capire, nel senso che abbiamo la pala di altare del favore, noi scegliamo quella che ci ha dato, la usiamo. E in questo caso ne abbiamo solo una, ci dà aumenta i danni fisici inflitti. Ne abbiamo, possiamo mettere due, quindi adesso ne ho una sola, ne ho messa una. Le altre 6 si sbloccheranno in futuro. Ma poi mi dice aumenta la capacità della pala d'altare, è un po' come il potenziamento della fiaschetta su Elden Ring, ad esempio su Dark Souls. Consegna strumento, non so cosa sia, e consegna ricordo, nemmeno. Quindi questo mi lascia un po' aperto su quelle che sono le mille cose da fare poi da poter trovare in gioco. Comunque non è finita qui perché entriamo in questo posto e qui dentro abbiamo questa prima sala dove possiamo andare, come vi dicevo, a fare la penitenza, quindi la confessione, quindi eliminare pagando 500 anime a confessarci che viene il giudizio. Praticamente, volete ripulire i sensi di colpa? Voglio vedere se funziona, nel senso che allora, io premo e vedete che ho 2% immacolato. Vediamo se pago, vediamo cosa mi succede. Pago. Sacramento, ok. Infatti è a 0 immacolatus adesso. Non mi serviva perché era pochissimo, sono morto una volta sola. Però andando avanti, e avevo 1200 di quelle cose lì in alto a destra, adesso non ne ho più. Ora. Ora c'è qualcosa che non mi torna. Vedete che qua il percorso è pressoché obbligato. Dobbiamo scendere. Queste sono delle creature, così come questi rintocchi un po' alla Elden Ring, chiaramente, con queste brocche, queste giare che volano. L'ispirazione è quella, ma comunque ha fatto storia. Cioè non è che puoi inventarti qualcosa quando... Perché sono immobilizzato? Ok, non c'è il danno da caduta da quello che ho visto. Questi sono bastardi come pochi, quindi me ne vado. Voglio capire adesso se posso schivare questi angeli statue qui che sono veramente. E niente, poi in sintesi, andando avanti, adesso dovremmo sbloccare. Dovremmo sbloccare il guanto, che ci, ed è il primo oggetto, perché infatti qua vedete che ci sono comunque ancora dei menu bloccati.
e abbiamo la possibilità di andare a sbloccare i guanti, come vi dicevo, e i guanti ci permettono di scalare quelle pareti che vedete lì, queste qua lisce con questo metallo intorno. Quello è molto utile. Ah, di là c'è qualcosa, ma non lo posso prendere. Non posso andare sotto? Sì, qui. Qua perché è più sottile. Avete un po' rotto i maroni, eh? Fatemi vedere. Questa è coriacea da morire. Infatti sono morto prima. Queste io le schiverei. Sì, le eviterei. Fino magari quando sono un pochino più forte. Perché quando lo colpite dietro non vi fa niente, cioè non gli fate niente. Davanti sì, però sono abbastanza forti, non è niente di complicato, però. Ok, qua siamo morti prima, quindi LT. Ah, recuperiamo un po' di vita, ok. E qua abbiamo altre cose. Ma finisce qui, purtroppo, perché non posso arrampicarmi qui, quindi l'avventura finisce qui. Quindi sicuramente devo andare da un'altra parte. Io lo so, poi magari posso capire che potrebbe frustrare qualcuno il fatto di non sapere che cosa fare e di perdersi. Ok, qua siamo andati in basso, quindi. Che poi è ampissimo. E questi qui tra l'altro cadono. Oh. Questo non so cosa sia, perché la si può suonare, ma probabilmente esiste una combinazione o qualcosa per poterla, per poter aprire questa porta, ma non ho idea. Mi tengo quel falò lì, quell'inginocchiatoio, perché nel caso in cui dovessi morire, ripartirei da lì. E esploriamo questa zona, questa è tosta, perché qua comunque ci verrà sbloccata una nuova parte. Mi scuso per il ticchettio del pad, ma sono preso. Ok, qua dovremmo sbloccare qualcosa. Vedete che andando avanti incontriamo personaggi nuovi che ci danno delle cose. Vi salto tutto perché questa ci spiega subito, ci dice che deve andarsene, ci lascia una lancia temperata e questo dovrebbe sbloccarci un altro menu ancora. Abbiamo accesso alla sezione ricordi dell'arma nel tuo inventario. Usa i marchi del martire per acquisire tecniche di combattimento avanzate. Quindi il combattimento si stratifica ulteriormente. Abbiamo il menu nuovo, vedete qua abbiamo la lancia con il racconto. Questo credo che la possiamo anche consegnare al nostro tizio là, quello dei dipinti, delle sculture. Abbiamo, ecco qui. Siamo caduti, ma va bene. Abbiamo trovato questo. E questo è il potere del guanto. Ed era dell'ascensione, credo sia quello. Vediamo. Sì, con RT possiamo aggrapparci e non scivolare. Perfetto. È quello che vi dicevo prima. Quindi abbiamo sbloccato anche un altro potere. Adesso intanto abbiamo praticamente quasi tutti i menu. E qua vedete i ricordi dell'arma. Quindi abbiamo la possibilità di andare ad acquisire spendendo quei punti lì che vedete in alto sopra la descrizione per andare ad avere nuove skill, nuove combo di combattimento. Ora, io premendo questo rimango attaccato, ok, che è il tasto della scivolata che è attaccato qui, rimango attaccato ed è comodissimo. Quindi a questo punto io potrei tornare nel punto dove ero prima e andare a. Ok. Grani del rosario, equipaggi grani nell'inventario per migliorare le caratteristiche del penitente. Trova altri nodi, ok. E a questo punto abbiamo sbloccato anche l'ultimo menu, quindi equipaggiamo questa che aumenta leggermente la resistenza a tutti i danni fisici. Ed è tutto a tema religioso, fatto con comunque quel tono solenne, simbolico, insomma, dei giochi di questo tipo. Quindi senza nessuna voglia di dover scimmiottare qualcuno, qualcosa, qualche culto, insomma, è fatto con la sua definirei austerità. Io non mi ricordo se sono già stato qua, ma ho paura tanto di sì. Sì, sono già stato di qua, a voglia. Ma
Ma qua siamo al punto di partenza. Beh, ragazzi, io ho fatto vedere, vi ho fatto vedere quello che volevo farvi vedere rispetto a questo Blasphemous 2. Vi ho già detto il prezzo, 29,99, se li vale, e a chi è dedicato. Il gioco è fatto senz'altro molto bene, quindi non si sta comprando una scommessa o un qualcosa che... Il gioco ne parlano bene tutti. Può durare dalle 10 alle 30 ore, dipende un po' da quanto vi perdete via e anche da quanto poi decideranno di aggiungergli DLC e cose varie gli sviluppatori. Però il gioco è senz'altro fatto bene e quindi se siete degli appassionati potete prenderlo subito a questo prezzo. Se lo trovate scontato, meglio ancora, dovreste scendere anche solo dai 29 a 19 a farone. Per gli appassionati, ripeto, di Metroidvania, di quelle trame criptiche, misteriose, religiose, piene di misteri e cose, voi mi capite, fatemi sapere anche voi la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!